Bene, buon pomeriggio a tutti, amici che ci seguono in presenza e tutti coloro che ci seguono attraverso internet. E benvenuti a un nuovo incontro quindi sul Vangelo per continuare a approfondirlo, per continuare a meditare su quest'opera fantastica che orienta le nostre esistenze o che dovrebbe orientare sempre di più le nostre vite. Oggi parleremo del male e il rimedio ed è, diciamo, una meditazione, una riflessione che si basa sul paragrafo 19 del capitolo 5 del Vangelo secondo lo Spiritismo. Bene, partiamo come sempre dal chiarimento dell'obiettivo dell'incontro di oggi, che è appunto quello di capire che il male che capita, che è presente qua sulla terra, ecco, e quindi la sofferenza, diciamo, ha come finalità non tanto quella soltanto di punire l'uomo, o neanche tanto quella di punirlo, quanto piuttosto quello di portarlo ad avvicinarsi sempre di più all'intelligenza suprema, la causa primaria di tutte le cose che possiamo definire come Dio. Ecco, quindi vediamo che la sofferenza è possibile sopportarla? Sì, certo. Vedremo che ci sono delle strategie, dei mezzi molto utili per poter prendere la nostra croce e con coraggio, con determinazione e con mansuetudine portarla avanti. Quindi iniziamo la nostra lettura del Vangelo secondo lo Spiritismo, paragrafo 19. Lo spezzetteremo in quattro parti e dopo ciascuna parte o capoverso, ecco, faremo una serie di domande a cui daremo una risposta secondo la visione dello spiritismo. Il male è il rimedio. La vostra terra è dunque un luogo di felicità, un paradiso di delizie? La voce del profeta non risuona più nelle vostre orecchie? Non ha forse egli gridato che ci sarebbero stati pianti e digrignar di denti per coloro che nasceranno in questa valle di lacrime? Voi che vi verrete a viverci, aspettatevi dunque lacrime cocenti e pene amare. E più i vostri dolori saranno acuti e profondi, più rivolgetevi al cielo e benedite il Signore di avervi voluto sottoporre alle prove. O uomini, voi riconoscerete dunque la potenza del vostro Maestro solo quando avrà guarito le piaghe del vostro corpo e coronato i vostri giorni di beatitudine e di gioia. Voi riconoscerete dunque il suo amore solo quando avrà ornato il vostro corpo di tutte le glorie, restituendogli il suo splendore e la sua purezza. Imitate colui che vi è stato dato come esempio. Arrivato all'ultimo gradino dell'abiezione e della miseria, si è sdraiato nel fango e ha detto a Dio: Signore, ho conosciuto tutte le gioie dell'opulenza e voi mi avete ridotto nella più profonda miseria. Grazie, grazie mio Dio, di avermi voluto mettere alla prova come vostro servitore. Fino a quando i vostri sguardi si fermeranno all'orizzonte segnato dalla morte? Quando la vostra anima vorrà finalmente proiettarsi oltre i limiti della tomba? Anche se doveste piangere e soffrire tutta una vita, che cos'è questo in confronto alla gloria eterna riservata a colui che avrà sopportato la prova con fede, amore e rassegnazione? Cercate dunque le consolazioni ai vostri mali nel futuro che Dio vi prepara e la causa dei vostri mali nel passato. E voi,
che più soffrite, consideratevi come i beati della terra. Bene, questo è il primo paragrafo, il primo capoverso, scusate, del paragrafo 19 del Vangelo, del capitolo 5 del Vangelo secondo lo Spiritismo. Ecco, quindi a partire da questa lettura possiamo porci questa domanda. Perché la terra è considerata una valle di dolori e sofferenze? Perché nella scala, ecco, gerarchica dei mondi, è ancora un pianeta di prove ed espiazioni. E quindi vediamo che nella terra, la terra è un grande ospedale, una grande scuola in cui siamo chiamati a curare le nostre anime dalle sue malattie. E il rimedio, diciamo, il farmaco più potente che abbiamo, più efficace, è proprio il Vangelo. Ed è quindi un invito permanente che fa il nostro Maestro, Divino Maestro Gesù, e che grazie a questo invito, se noi lo accettiamo, riusciamo a portare avanti una riforma morale e di conseguenza appunto la cura dei nostri mali. Quindi dobbiamo cercare, e Gesù ci invita a farlo, consolazione ai nostri mali guardando al futuro, e quindi cercare invece le cause dei nostri mali nel passato. Quindi chi guarda verso il futuro nutre la speranza, chi guarda verso il passato risale alle cause dei propri mali, chi guarda dall'uno, da una parte e dall'altra, ha una visione d'insieme totale, molto più completa e ampia. Bene, quindi noi che siamo qua, se siamo qua o se ci stiamo collegando con questa esposizione, con questi contenuti, significa che abbiamo scelto di abbracciare questo invito. Dopo è chiaro che ognuno di noi può procedere alla sua andatura. È chiaro che nella scalata evolutiva non esistono salti, ma certamente si può correre se uno non si accontenta di camminare, come ci ricorda Chico Xavier. Adesso passiamo al secondo capoverso. Nella condizione di disincarnati, quando vi libravate nello spazio, voi stessi avete scelto le vostre prove, poiché vi siete creduti abbastanza forti per sopportarle. Perché adesso vi lamentate? Voi che avete chiesto fortuna e gloria, è stato per lottare contro la tentazione e vincerla. Voi che avete domandato di lottare con lo spirito e il corpo contro il male morale e fisico, è stato perché sapevate che quanto più la prova fosse stata dura, maggiormente la vittoria sarebbe stata gloriosa. Voi sapevate anche che, se ne foste usciti trionfatori, la vostra carne, pur se fosse stata gettata in una fogna, alla sua morte, avrebbe lasciato emanare un'anima splendente di chiarore e ritornata pura in virtù del battesimo dell'espiazione e della sofferenza. Wow! Qua abbiamo veramente una bella lezione che ci danno gli spiriti. Di fronte alle nostre lamentele, di fronte alla nostra codardia di affrontare le difficoltà, di affrontarle di petto, di affrontarle con coraggio, di non sottrarsi alla battaglia e al buon combattimento, come lo definiva Paolo di Tarso. E quindi possiamo chiederci allora da questa lettura, ma siamo stati davvero noi ad averci scelto le nostre prove? Diciamo che quando ci è concesso, le abbiamo scelte noi, ci è stato concesso quindi,
Quando ci è stata data questa possibilità nel mondo spirituale? Sì. Perché? Perché quando abbiamo una visione più chiara nel mondo spirituale, noi vediamo più chiaramente, quindi, con più dettagli, con più precisione, le nostre mancanze, le nostre carenze. E quindi scegliamo le nostre prove in base a questo, per proprio lavorare su questi punti. Mentre in altri casi non ci viene concessa questa possibilità, questa facoltà di sceglierci le prove. E allora in quei casi sono i buoni spiriti a venire in nostro soccorso e a guidarci per compiere la scelta migliore. E quindi in ogni caso dobbiamo capire che le nostre sofferenze sono il frutto delle nostre azioni criminali o comunque di trasgressione alle leggi naturali o divine del passato. In ogni caso partiamo da questo presupposto. Quindi lamentarci di cosa? Lamentarci di noi stessi, delle nostre imperfezioni. Bene, passiamo ora al terzo paragrafo, al terzo capoverso, scusate. Quale rimedio dunque offrire a coloro che sono colti da crudeli ossessioni e da mali cocenti? Una cosa sola è infallibile, è la fede, è lo sguardo rivolto al cielo. Se al momento delle vostre più crudeli sofferenze la vostra voce canta il Signore, l'angelo al vostro capezzale vi indicherà il segno della salvezza e il luogo che voi dovrete occupare un giorno. La fede è il rimedio sicuro della sofferenza. Essa mostra sempre gli orizzonti dell'infinito di fronte al quale svaniscono i pochi giorni bui del presente. Dunque, non domandate più quale rimedio bisogna impiegare per guarire la tale ulcera o la tale piaga, la tale tentazione o la tale prova. Ricordatevi che chi crede ha nella fede la forza del rimedio e chi dubita per un solo secondo della sua efficacia viene immediatamente punito, poiché prova all'istante le pungenti angosce dell'afflizione. Parole che si devono scolpire nei nostri cuori, nelle nostre menti, a caratteri indelebili. E quindi, per riprendere questi contenuti, possiamo adesso porci questa domanda. Qual è il rimedio alle nostre sofferenze? La fede, quindi, è il rimedio sicuro per la nostra sofferenza. Perché la fede ci mostra sempre nell'infinito, ce lo illumina, ce lo illustra, ce lo fa scorgere, ce lo anticipa in un certo senso, verso nei confronti del quale questo infinito i nostri mali sono veramente una poca cosa, sono quisquilie, potremmo dire. Quindi i cattivi giorni che chiunque di noi può attraversare oggi, cosa sono in confronto all'infinito e all'eternità? Che cos'è una vita umana, anche totalmente trascorsa a soffrire, a piangere, tra lacrime, sudore e sangue, se ci attende un destino e la fede ce lo garantisce, ma la fede quale? Se ci attende quindi un destino di infinita gioia, di eterna pace, di immortale armonia con l'universo e nell'universo. Ma la fede, che tipo di fede quindi dobbiamo coltivare? È quella fede che si basa sulla ragione. Si crede grazie alla ragione e si utilizza la ragione grazie alla fede.
Fede e ragione non sono altro che le due facce di una stessa medaglia. Ecco che finalmente lo spiritismo ci dà la soluzione per unificare la prospettiva religiosa con quella scientifica, che non sono affatto opposte l'una contro l'altra, bensì si completano a vicenda. Colui che crede è forte grazie al rimedio della fede, e colui che dubita è punito a causa delle angosce e delle afflizioni causate appunto da questa mancanza o scarsità di fede. Ma allora, sì, abbiamo qui detto che il rimedio quindi è la fede. Ma come possiamo ottenere questo rimedio? È facile, sì, certo, Enrico, tu dici che quello è il rimedio, ma com'è che possiamo conquistarlo? Come possiamo farlo nostro? Ebbene, lo riusciamo a ottenere questo rimedio grazie allo studio dei nostri punti deboli, che avviene attraverso la conoscenza di sé. Analizzando quindi i nostri comportamenti e le nostre reazioni attraverso la pratica incessante del bene e soprattutto per mezzo dell'uso del Vangelo di Gesù Cristo. Questo dovrebbe essere il nostro percorso, il nostro itinerario di vita. Quindi vediamo che il malato che non si appoggia, non fa leva sul Vangelo, non crede al Vangelo, non crede a nessun'altra possibilità di risoluzione delle sue sofferenze, dei suoi dolori, è lui stesso il primo ostacolo alla sua sicurezza, al suo miglioramento. Quindi noi possiamo essere tanto i maggiori facilitatori del nostro percorso di risoluzione dei problemi e di, diciamo, rieducazione attraverso le sofferenze, i mali, tanto quanto i principali intralci, i principali ostacoli affinché tutto questo possa avvenire. Siamo noi che decidiamo. È chiaro che lo spiritismo lancia continuamente questa proposta sulla base appunto del Vangelo del Cristo, quindi per un cristianesimo redivivo, rinnovato e che possa anche sostenere un dibattito basato sulla razionalità, sulla ragione. Quindi non parla di fede cieca, non parla di accettazione passiva, al contrario, vuole che diventiamo consapevoli e combattenti, parte attiva per l'impiantazione, per, diciamo, la semina e la coltivazione del regno dei cieli qua sulla terra. E adesso ci avviamo alla fine di questo paragrafo 19 leggendo gli ultimi due capoversi. Il Signore ha segnato con il suo suggello tutti coloro che credono in Lui. Cristo ha detto che è con la fede che si muovono le montagne, e io vi dico che chi soffre e avrà la fede come sostegno verrà posto sotto la sua egida e non soffrirà più. I momenti del massimo dolore saranno per lui le prime note di gioia dell'eternità. La sua anima si staccherà talmente dal suo corpo che, mentre questo si tormenterà nelle sue convulsioni, essa approderà nelle regioni celesti, cantando con gli angeli gli inni della riconoscenza e della gloria del Signore. Felici coloro che soffrono e che piangono. Si esaltino le loro anime nella gioia, perché saranno esaudite da Dio. Sant'Agostino, Parigi, 1863. Che cosa accadrà a colui che soffre ma che ha fede?
sarà quindi sotto l'egida, quindi sotto la protezione del Signore, e soffrirà meno. I momenti dei più forti dolori saranno per lui le prime note di allegria celeste nell'eternità, che appunto già ci fa intravedere la fede. E quindi la fede ci dà da una parte la protezione, dall'altra la prospettiva futura di questa immensità che è infinita, che è eterna e che ci attende con tantissimi fiori, tantissimi incontri di armonia, tantissime opportunità di rinnovamento continuo e di autentico benessere, di completa felicità. E quindi vediamo che la fede rappresenta un dovere di ragionare, quindi con la responsabilità nella vita di ogni giorno. Non si tratta qui di valori astratti, solo di valori astratti, fine a se stessi, autoreferenziali. No, vuole essere una fede attiva dell'uomo che agisce appunto con razionalità e responsabilità nel mondo, nel luogo, nel contesto in cui siamo stati collocati. Perché ognuno di noi si trova in questo momento nel posto giusto, al momento giusto, perché questa è la volontà superiore. E quindi il soffrire, potremmo chiederci, può essere un motivo anche di allegria? Sì, lo spiritismo ce lo presenta in questi termini, perché il soffrire con rassegnazione, questo ci permette di saldare i nostri debiti con il passato, con la legge di Dio, i nostri debiti contratti in epoche anteriori, per mancanza di rispetto delle leggi morali. E quindi colui che soffre è rassegnato, che però ha fede e speranza, sa già cosa gli succederà nel suo futuro e quindi può, ha ragione e ha buon diritto, sperare in un futuro glorioso. E quindi il Vangelo di Gesù è il mezzo o rimedio più soave da conquistare per poter costruire e rafforzare il nostro atteggiamento di sofferenti, sì, ma con rassegnazione, con fede, quindi con speranza e con carità. Molto bene, quindi concludiamo sottolineando che appunto la sofferenza non deve da noi essere vista come una disgrazia, ma invece come un'opportunità data dall'intelligenza suprema per correggere i nostri errori. Quindi nella fede troviamo il rimedio sicuro della sofferenza, è il nostro farmaco per eccellenza. E questa fede ci permette di vedere che i maggiori dolori di oggi, per quanto possano sembrarci devastanti o insopportabili o infiniti in un certo senso, sono soltanto il preannuncio, sono le trombe che risuonano per farci già assaporare anticipatamente la felicità che ci attende nel giorno di domani. Quindi molta grazie a tutti della vostra attenzione e se Dio vuole ci vediamo la settimana prossima. Molta pace.